vediamo. Ieri qualcuno, subito, perché piace questa linea, no? Il sindaco barricadero, il sindaco fuori le istituzioni, il sindaco che va a fare il corteo nonostante il questore lo vi, non è così. Semplicemente noi abbiamo aderito a una manifestazione, poi è arrivata l'autorizzazione del questore, una manifestazione democratica, legittima. Io non capisco che fastidio dà ad alcuni questo attivismo così forte nella nostra città, che ci sono tanti giovani, tanti movimenti, tanti centri sociali. Noi ci auguriamo che questo sia un momento di assoluto pacifico, ma dove si possa far capire a tutti che a Napoli si sta difendendo la città. Cioè, nel fare Bagnoli Libera, nel difendere la nostra città, significa voler dare il messaggio che il destino di questa città lo decidono innanzitutto i napoletani, chi è stato democraticamente eletto insieme alle altre istituzioni, ma non è consentito a nessuno di mettere le mani sulla città. E poi veramente chiudo, trovo intollerabile questo continuo esercizio a voler dare giudizi di correttezza istituzionale sulla mia persona e sul sindaco di Napoli, perché noi abbiamo avuto un atteggiamento correttissimo da 2 anni. Io sto chiedendo, nonostante gli abusi che sono stati fatti su Bagnoli col commissariamento, un incontro col Presidente del Consiglio, e sono 2 anni che non si riesce ad avere questo incontro. Io vorrei capire qual è il profilo di scorrettezza istituzionale, se non quello di farti trovare al tavolo esattamente la persona che è il profitto di quell'abuso che noi abbiamo denunciato, quasi come per dire: se io voglio incontrare il Presidente del Consiglio devo fare necessariamente con il commissario su Bagnoli. Io credo che questa è una cosa che non funziona, ma il governo fa le sue scelte, fa quello che ritiene, ma io credo che sia legge. Quindi noi assumiamo una posizione che è costituzionalmente ineccepibile e istituzionalmente corretta. Quindi da oggi in poi, perché io ho capito qual è la strada, no? Voler far quasi come se il sindaco istigasse qualcuno ad agitarsi. Qua noi siamo agitati comunque, ma siamo democraticamente agitati, e soprattutto siamo insofferenti quando qualcuno vuole fare un abuso. E di fronte all'abuso, meno male che ci sta gente che è insofferente e che non si piega agli abusi. Il paese è arrivato a questo punto da stravolgere la Costituzione proprio perché un sacco di gente ha piegato la testa, si è girato dall'altra parte e ha fatto finta di non venire. Napoli vede, denuncia e cerca di operare.